라이온씨 에스카노르사. Ciao ragazzi, qui Vedato Channel con un nuovo video. Torniamo per l'ultima volta questa settimana con la recensione dell'ultimo, ottavo episodio della quarta stagione di Demon Slayer. Come richiesto da molti di voi, daremo dei voti a tutti gli episodi vista la fine di questa season, citandone pro e contro. Ora, bando alle ciance e concludiamo anche quest'anno con l'ultima recensione con stile. L'episodio inizia con Muzan che arriva alla tenuta Buyashiki. L'opening non ci accompagnerà a sto giro nel prologo, il suono dei passi di Muzan creano la giusta atmosfera, riprendendo qualche, anche senza il qualche, fotogramma paro paro dallo scorso episodio, anzi proprio tutta la sequenza identica con giusto qualche taglio per i crediti, e Muzan appunto si presenta da Buyashiki. Quest'ultimo, a causa della sua cecità, domanda da Mane di descriverlo quanto più dettagliatamente possibile. Kaguya sapeva del suo arrivo, Muzan invece si ritrova dinanzi ad una scena orribile, il suo acerrimo nemico è un cumulo di ossa strisciante e deplorevole. Kaguya continua a sputare sangue, rivelando che l'unico motivo per il quale egli fosse ancora vivo fosse l'incessante desiderio di voler uccidere Muzan. Rivela inoltre al demone che i due sono della stessa stirpe. Muzan nacque 1000 anni fa e la famiglia Buyashiki fu maledetta per secoli a causa della sua nascita come demone. Ogni singolo nuovo membro non è mai arrivato all'età di 30 anni. Poiché nascevano con una malattia mortale. L'unico modo per mettere fine a questa maledizione era proprio l'eliminazione completa di Muzan. Non curante delle sue origini, il re dei demoni decide di poter uccidere chiunque gli si pare dinanzi perché nessun dio o Buddha lo punirà mai. Muzan percepisce tutto meno che odio dinanzi a Kaguya e anzi viene distratto completamente dalle sue figlie mentre giocano. Lo studio ricrea questa canzone delle bambine con una melodia straziante e malinconica. Tutta la scena è costruita per infondere allo spettatore calma e tranquillità. Apparente però, non consci di quello che potrebbe succedere. Perfino Muzan si sente sollevato da quella situazione, riluttante alla sola idea di essere tranquillo. Ripensa anche a come in quella tenuta non vi fossero guardie a presidiare la famiglia, cosa altamente strana visto che è il capo del corpo ammazzademoni. Kaguya con una sola chiacchierata scopre subito il sogno di Muzan, che neanche lui conosceva, ovvero l'immortalità. Il demone afferma che non appena metterà le mani su Nezuko avrà ciò che più brama. Il capofamiglia però lo blocca in corner, dicendogli che non si avvererà mai quel suo sogno. Per Kaguya l'eternità sono i ricordi e le anime dei nostri cari che ancora vivono in tutti noi, generando quella che è la volontà umana. Con una regia magistrale, ne sentirete parlare spesso, poiché a sto giro Ufotable non ha certo tirato indietro il braccio, la regia costruisce con una serie di sequenze luminose i pensieri di Kaguya, dove ogni singola persona perita per mano del re dei demoni fosse eterna. Eterno è il loro rancore verso di lui e questo non si spegnerà mai. Le parole di Kaguya che scopre il metodo per annientare tutti i demoni è a quanto pare vero, data anche la faccia fatta dalla sua nemesi, ovvero il distruggere Muzan porterà all'estinzione di quelle creature. Nel nostro villain quelle parole creano sdegno, fastidio, persino un attimo prima di togliere la vita al capofamiglia Muzan viene ringraziato da Kaguya. E abbiamo spazio anche per la corsa di tutti i pilastri alla tenuta. La corsa disperata di tutti è coreografata da delle continue transizioni dei vari corvi dei nostri pilastri, con dei giri di telecamera pazzeschi che mettono fretta e tensione. Dopo gli Aikach troviamo un piccolo flashback di come i pilastri stessero organizzando questo giro di guardia del corpo per il capofamiglia. Ma Gyomei rivela come Buyashiki non avesse mai voluto in vita sua uno dei pilastri come guardia del corpo, poiché sprecata per lui. Il loro dovere è proteggere il prossimo, non il suo corpo. E ha rifiutato per ben 8 anni filati questa proposta. Finito il flashback, torniamo alla più grande esplosione mai creata in una produzione animata. La sequenza rimane in uno slow motion quasi eterno, dove vediamo ogni singolo anfratto della tenuta sgretolarsi e bruciare, il tutto ovviamente creato in CGI degna di nota. La musica che accompagna la scena è epica, ma anche risoluta. I vari zoom e de-zoom enfatizzano l'imminente esplosione che passa da uno slow motion ad uno stacco netto. Taglio totale della musica ed esplosione mastodontica. Spettacolare, a dir poco. I pilastri osservano inermi e terrorizzati dall'esplosione. Da questa fuoriesce il corpo carbonizzato di Muzan, il quale si rigenera piuttosto velocemente. Quest'ultimo però realizza il fatto che Kaguya non fosse umano, con un rancore che conservava da anni senza dare minimamente l'idea. E ancor meno non dava l'idea di farsi esplodere con la sua amata famiglia, figlie comprese. Era tutto fuorché umano, il più pazzo fra tutti quelli del corpo. Nell'esplosione Kaguya nascose perfino dei makibishi, i piedi di corvo, quelli che vengono lasciati a terra per ferire, delle punte per rallentare la rigenerazione di Muzan.
Dal terreno fuoriescono anche delle sfere di carne. Il re dei demoni comprende da subito come quella fosse un'arte demoniaca. Da quei globi di carne si generano delle punte che lo immobilizzano e trapassano ogni parte del suo corpo, perfino il cranio, per poi riespandersi in punte sempre più piccole, così da riempire l'interità del suo corpo. Ancora prima di poter capire come funzionasse la tecnica, ecco che appare Tamayo con un singolo colpo che trapassa il demone. La donna rivela che la tecnica demoniaca fosse di un uomo infettato da Muzan stesso ad Asakusa. Mesi e mesi e mesi prima. Nel pugno di Tamayo però era presente una droga che può cambiare un demone in umano. Data l'assurda risolutezza davanti a quello che l'ha creata, Muzan ricorda a Tamayo il suo passato, del fatto che avesse ucciso suo marito e suo figlio nel processo di diventare demone solo per superare la sua malattia, sottolineando quindi un atto egoistico e ricordandole di aver provato piacere nel divorare centinaia di persone. Tamayo, con le lacrime al viso, ovviamente accetta la cosa, ma anche la disprezza, poiché accettò di diventare un demone solo ed esclusivamente per vedere suo figlio crescere senza morire prima, appunto superare la malattia e godersi la vita con loro. E a causa di tutta quella sofferenza causata e causatasi, la donna fa una scelta azzardata. È pronta a morire con Muzan. Con davanti il suo creatore, Tamayo invoca l'aiuto di Gyomei. Finalmente è il ritorno del big dell'animazione dello studio, Nozomu Abe. Troviamo la sequenza meglio realizzata di questa season, con uno scatto fulmineo di Gyomei che riesce a spaccare in mille pezzi la testa di Muzan. La coreografia, così come la preparazione alla decapitazione, sono ovviamente a livello alieno di realizzazione tecnica. Abbiamo tempo per un piccolo flashback di Gyomei e Kaguya, dove si conobbero, ma anche uno più recente, dove Kaguya, in confidenza, dice al pilastro della roccia di essere sicuro dell'arrivo di Muzan, e di essere anche pronto a fare da esca per lui, così da lasciare uno spiraglio a tutti i suoi figli. Solo Imejima aveva il diritto di conoscere questa cosa, poiché pilastro da diverso tempo e soprattutto molto più vicino al capofamiglia. Anche se con un po' di riluttanza, Gyomei accettò la decisione, prendendosi il carico appunto di far fuori il signore dei demoni. Il colpo assestato poco prima ha decapitato completamente Muzan, ma non basta. Il suo corpo si rigenera immediatamente, capendo quindi che non basta togliergli il cranio per farlo completamente fuori. Il segreto per batterlo sarà un'estenuante battaglia fino all'alba. I pilastri dovranno dare il tutto per tutto a questa causa. Dal solo suono della sua rigenerazione Gyomei comprende la potenza del demone e Muzan utilizza l'arte demoniaca del sangue nero, una serie di rovi appuntiti che si scagliano contro Gyomei, per appunto tentare di contrattaccare. Egli riesce con la sua respirazione a deviare ogni singolo colpo, con una coreografia che ricorda in tutto e per tutto la spettacolare lotta di Tengen al quartiere a luci rosse. Si specula sia lo stesso identico stile di realizzazione, tra effetti visivi, particellari e ovviamente color correction varie. L'arrivo dei pilastri alla tenuta è ovviamente il climax dell'episodio, dove tutti si riuniscono per battere il male maggiore. Con una rotazione di 720 gradi, una panoramica che comprende tutti i punti di vista degli Ashira, quindi registicamente parlando il focus è ovviamente tutto sul re dei demoni, e la preparazione a tutti i loro kata con annesso scatto con la consacrazione della regia è aliena, in questo caso anche per Ufotable. Altri complimenti sarebbero comunque superflui, dato che qui siamo davvero al top del top. Il fermo immagine con tutti i pilastri che attaccano Muzan è spettacolare. Un fermo immagine per poi vedere un ghigno compiaciuto del re dei demoni con uno zoom che fa sprofondare tutti nel castello infinito, il suo reame. Con questo gioco di luce e transizioni vediamo l'abilità dello studio, che forse nessun altro studio per ora potrebbe raggiungere. Saremo di parte, ma è tutto perfetto. Seriamente, poche produzioni portano questo livello di sequenze. Continuando, tutti cadono nel castello infinito, compresi i Demon Slayer minori, tutti quelli tracciati da Nakime nelle settimane. Il tutto con una regia e utilizzo della CGI per ricreare la caduta di Akaza della Season 3, davvero usate bene. Vediamo in tutto e per tutto la struttura del castello. I corvi che sfrecciano tra, si direbbero, i palazzi o le colonne del castello che dir si voglia, la discesa di Nosuke si presenta con la sua solita spocchia e gioia in questa caduta infinita, che sappiamo tutti non sarà il massimo per il nostro cinghiale, ma troviamo anche la caduta di Zenitsu, dove, presa coscienza della lettera arrivata nei precedenti minuti, si prepara ad essere il nuovo protagonista della vicenda, con uno sguardo freddo e pronto alla battaglia. Finalmente non deve dormire per essere in azione. Genya, del tutto spaesato, precipita senza capire nulla. Troviamo anche Kanao, che afferra un Demon Slayer che precipita, Shinobu, Sanemi e tutti gli altri pilastri che precipitano verso il loro destino. Tanjiro atterra dinanzi a Muzan, che accoglie tutti all'inferno, la notte dove tutto il corpo ammazzademoni secondo lui cesserà di esistere, e riprendendo le frasi degli esordi, Tanjiro giura di spedire Muzan all'inferno. L'episodio si conclude con lui che precipita, dove tutti sappiamo dove. Ora vi diamo un po' le constatazioni e gli info finali, con voti annessi. Poche ciance, l'episodio è il migliore mai visto in casa Ufotable per questa season, forse secondo solo lo scontro tra Tengen e Gyutaro, per quanto riguarda tutta la serie in sé.
Tutto il comparto tecnico fa urlare al miracolo, almeno per la parte del Castello Infinito, perché è fatta davvero molto bene. La regia pensiamo che sia qualcosa di mai visto prima, la cura nel poter riadattare e riscrivere parti del manga di Gotouge ci lascia sempre basiti. Una continua gioia per gli occhi, dai giochi pirotecnici ad effetti particellari con luce e musiche che accompagnano ogni singola scena e sequenza animata da Dio. Pro e contro della serie rimangono gli stessi, ovvero pro, regia, comparto tecnico e ovviamente le animazioni che, per uno slice of life di season, rimane comunque una gioia per gli occhi. I contro sarebbero sicuramente il pacing di alcuni episodi e l'inutilità di altri, o di altre sequenze animate, delle volte un po' troppo estese allo stremo. Per il resto, nulla da dire assolutamente. L'assalto finale a Muzan consacra comunque questa stagione partita abbastanza blanda, ma finita con il solito botto. Il voto per questo episodio è sicuramente un 10, nulla da dire. Il resto dei voti ve li possiamo dare in ordine: ad episodio 1 diamo un bel 8, il 2 8 lo stesso. Purtroppo tutti gli altri episodi con gli allenamenti degli Ashira rimangono su un 6-7 perché salvati dalla grafica, perché alcuni noiosi e ripetitivi o quasi completamente inutili. Arriviamo a episodi 7 e 8, dove diamo rispettivamente 9 e 10, perché comunque il passato di Gyomei era comunque raccontato bene. Unica pecca, l'episodio non è durato un'ora ma 40 minuti effettivi, ma ormai questo giochetto lo conosciamo, lo fanno sempre così. In realtà ne è durato 30 perché i 10 minuti finali sono tutti crediti. Insomma, peggio del solito, ma almeno c'era tanta roba. Abbiamo visto un paio di critiche sul web su Demon Slayer, che non fosse un'opera profonda, senza fondamenta e comunque scialbo. Beh, sì, si può essere d'accordo del fatto che vi siano opere più profonde, ma quello che stanno realizzando come l'anime sarà generazionale, ovvero che verrà ricordato per molto tempo. Anche se chi se lo godrà davvero saranno quelli che lo vedranno una volta finito, perché non dovranno aspettare minimamente per niente. La season si conclude con tutti gli Ashira che precipitano verso i loro rispettivi avversari, che tutti i lettori del manga conoscono già da diversi anni. I film, divisi in tre, riprenderanno senza ombra di dubbio le tre battaglie principali del manga, però non è detto che esca qualcosa anche dopo questi tre film. Forse una final season, ma forse sarebbe anche tirare troppo la corda, forse un azzardo, chissà. Non c'è molto da dire su questo episodio finale. Ci è piaciuto riportare le constatazioni su questo anime che ormai portiamo da anni e ci fa piacere vedere così tanto responso positivo. Purtroppo, ovviamente, due o tre episodi non ti fanno la season intera, ed è indubbiamente la season più noiosa di Demon Slayer tra tutte quelle uscite. Anche peggio della 3, che a molti ovviamente non è piaciuta. Però con l'Infinity Castle ripiacerà a tutti, sicuramente, perché ci avviciniamo alla fine. In ogni caso, noi vi ringraziamo, ci congediamo e aspettiamo il prossimo anno probabilmente con questa trilogia. Il canale ha compiuto anche i suoi 4 anni su YouTube, questo secondo. Vi invitiamo a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale, attivare il campanello se l'avete fatto, seguiteci su Instagram e YouTube per tutti i video che usciranno. Su Instagram c'è il servizio di grafica, chiedete tutto quanto lì. Vi ringraziamo come sempre per la visione e il supporto e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Data Channel, ciao!